Mi sembrerà incredibile questo taglio netto, ma sono passati più di 3 anni perché la prima parte di questa registrazione è di metà febbraio del 2018 e siamo adesso marzo 2021. Sono stato inattivo anche sul punto di vista delle live perché cioè, ho ancora male al polso destro, ma ho riscoperto Expeditions Conquistador perché si può usare tutto con la mano sinistra usando semplicemente il mouse. Cos'è successo in questi anni a Expeditions Conquistador? È successo che nel taglio che ho fatto io praticamente era prima della battaglia finale dell'isola di Santo Domingo e quella battaglia è estremamente difficile, per cui mi sono messo a farmare, 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 farmare e a un certo punto mi ero stufato. Per cui ho abbandonato il gioco per un po' di tempo, fin tanto che tra ieri e oggi sono tornato e ho farmato sia per fare delle barricate che delle trappole che delle lanterne. In più ho fatto abbastanza attrezzatura da preparare per bene tutto il mio esercito a quello che sta per succedere, perché probabilmente avevo trascurato la situazione. Per cui cosa abbiamo? Abbiamo il medico che adesso ha maxato sia armatura che arma, e lo stesso per gli altri che andrò a schierare. Cioè, come potete vedere, tutte le armi, cioè no, questo no perché non scenderà in campo, però armi ed equipaggiamento, armi e difesa di ognuno sono maxati e speriamo che con questa situazione riusciamo ad affrontare la missione finale e sopravvivere. Allora, è molto difficile, bisogna resistere 10 turni, l'ho già provata una volta e già ho perso. Entrati una volta a Santo Domingo abbiamo l'unica possibilità di andare a parlare qua e vediamo che cosa succederà. Gli uomini del governatore Bernardo de Manzanedo stavolta non tentano di fermarti, tanto ovvia è l'urgenza che dimostri. Trovi il governatore nel suo ufficio con Juan Noriega, con il quale sta studiando attentamente piani difensivi per la città. Ti guarda allarmato quando entri. Che c'è? Leandra sta la situazione è quella che avevamo scoperto prima di abbandonare il gioco. Leandra sta minacciando sulla città con tutto il suo esercito. Dobbiamo preparare subito le difese. È in marcia anche Esteban? Esteban è morto. Non ci darà più fastidio. L'avevamo ucciso in una missione passata. Il governatore batte le mani e compie un piccolo ridicolo salto. Noriega sorride tristemente. Ben fatto davvero, finalmente siete riusciti in quello che nessuno di noi ha saputo ottenere. Avete abbattuto il gigante. In quello stesso istante il suono di un corno squarcia la calma tesa del cortile sottostante. Noriega sguaina la spada e digrigna i denti. Il segnale d'allarme! Lei è qui! Il governatore corre al balcone e scruta la città. Si sentono spari in lontananza e il caos travolge il cortile non appena si riempie di servitori in panico e soldati armati. Il capitano Noriega ti mette una mano sulla spalla. Ci siamo. Mi dispiace di avervi trattenuto qui tanto lungo, Mazzetes, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto un'ultima volta. I ribelli concentreranno l'attacco su due obiettivi, l'Alcazar di Diego Colombo e la fortezza Osama. La mia compagnia difenderà la fortezza, mentre i vostri uomini dovranno radunarsi qui e proteggere il governatore. Andate in cortile a preparare le vostre difese. Dio vi protegga. Buona fortuna, Juan. Fate attenzione. Ti affretti lungo i corridoi ad ordine del palazzo, sfilando dal tuo passaggio servitori e funzionari. Ti precipiti giù per le scale e punti dritto verso il cortile. I tuoi uomini ti stanno già aspettando, pronti a imbracciare le armi. Isabella fa un passo in avanti. Capitan, i soldati di Noriega si stanno dirigendo alla fortezza, ma sono troppo pochi e non riusciranno a presidiare tutti i punti d'accesso. Vi chiedo il permesso di condurre là un gruppo dei nostri per rinforzare la posizione di Noriega. Dipende da chi cavolo porta, questa scelta non me la ricordo più, sinceramente. Concesso. Ah, Isabella. Ok, va solo lei. Benissimo, perché tanto comunque non contavo su di lei per la battaglia. Isabella Barza verso di te abbracciandoti vigorosamente. Starò attenta, anche voi, Julius, mi raccomando, buona fortuna. Compagnia, attenzione. Tutti si mettono simultaneamente su attenti, quando anche gli ultimi civili si sono allontanati attraversando in gran fretta il cortile, un silenzio angoscioso cala intorno a te. Dio
Direi quello di mezzo. Nessuno di noi si aspettava di trovarsi qui oggi a difendere una città e un'isola dove non siamo altro che semplici visitatori. Ma questa non è una terra diversa e straniera. Questa città è la Spagna. È un piccolo angolo di casa vostra amorevolmente ricreato su queste splendide coste. Dobbiamo difenderlo. Tuomini punta il dito davanti a sé, ma puoi sentire che sono intenti ad ascoltare ogni parola che esce dalla tua bocca. Direi la seconda. Qui vivono uomini e donne onesti, spagnoli coraggiosi sedotti proprio come noi dalle sirene di un mondo nuovo, inesplorato, pieno di pericoli. Questi eroici coloni ci hanno chiamato in aiuto per affrontare un nemico terribile e inaspettato. Abbiamo il dovere di rispondere a questo appello. Alcuni soldati non possono trattenersi dall'annuire con volto impassibile. I nostri amici vogliono annientarci e uccidere tutte queste persone innocenti che ci hanno benedetti con la propria ospitalità e amicizia sin dal momento in cui abbiamo messo piede su quest'isola. Questa è la nostra occasione per ripagarli ed estinguere il fuoco della ribellione, una volta per tutte. Por la gloria! Rompono le righe e attraversano il cortile per prendere posizione dietro i carri e le barricate che gli uomini di Noriega hanno preparato per rallentare il nemico. L'angosciosa attesa sembra durare un'eternità. A un certo punto un gruppo misto di soldati spagnoli e guerrieri taino cammina furtivamente tra gli edifici avanzando minacciosamente verso il palazzo. Riesci malapena a sentire il rumore delle persiane che si chiudono sopra di te quando Bernardo de Manzanedo si rifugia tra le mura del suo palazzo. Allora prendiamo quelli con l'attrezzatura al massimo. Ok. E pronti alla battaglia. Allora. Abbiamo abbastanza risorse da poter posizionare. Allora, mettere una barricata qua e tre nel mezzo. Ok. Poi, triboli, mettiamone ovunque. Tanto ne abbiamo in abbondanza. Poi cercheremo di ottimizzare la situazione. Allora, mettiamo qua. Metterei i soldati. Il medico lo tengo qua dietro che sia ben difeso. Qua metterei due tiratori che abbiano più vista. E qua metto lo scout che può muoversi un po' più in fretta. E lui si sposterà di volta in volta su quello che ha più bisogno. E possiamo provare a iniziare in questo modo. Allora, se non ricordo male, ecco sì, ce n'è. Allora, è un po' scomodo spostarsi qua usando solo la mano sinistra, anche perché non sono mancino. Ci dovrebbero essere, se non ricordo male, 6 uomini di qua e 6 uomini di qua. No, sono anche di più, sono 7. No, sono 6, ok. Che correranno con tutto quello che è in loro potere verso la zona dove siamo noi. Dobbiamo resistere per 10 turni, è molto molto difficile. In questo momento mi sa che non posso fare proprio nulla perché sono tutti coperti. Non sono, nessuno di essi è visibile, no. Adesso loro correranno con tutti i loro movimenti per venirmi incontro. È una scena che ho già visto più volte. Ma la battaglia è assolutamente impossibile da vincere senza una buona preparazione. Allora adesso ho tutti ben difesi e tutti ben barricati e spero di riuscire a farcela. È la più difficile di tutte le battaglie che ci sono mai state fino a questo momento di Expeditions Conquistador. Ah, eccolo. Già finito sui triboli.
brutto dei triboli è che non danno. Cioè non fanno danno, non procurano danno, ma rallentano semplicemente. Tra l'altro spero che il setup sia ottimale, che si veda tutto e si senta tutto correttamente, perché è un po' che non registravo. E soprattutto Expedition Conquistador, la sapete bene che sono anni che non... C'è tanta gente con il fucile, c'è qualcuno che cura di tutti questi. Uomo d'arme cacciatore, uomo... Ah, dottore, quello... Dotto, ok, questo potrebbe essere trappoliere, esploratore, esploratore, trappoliere, soldato, guerriero. Sono 2, 4, 5, ne sono indietro? No. Boh, mi sembra che sono 6 anche da quell'altro, 2, 4, 5, sono 5, 5, quindi... Boh, ho contato male fino adesso? No, ce ne sarà uno che non sto vedendo. Allora, quindi dobbiamo... Con loro dobbiamo concentrarci su questi due qua. Allora, 79%. Se vado con questo, quanto mi dà? 85%. Dai, andiamo. Ok. Ah, copertura totale. Spariamo a lui, allora. Ok. Molto buono, allora poi darei... Ah, sono troppo lontani. Sono troppo lontani per il lancio. Questo ha il coltello ma può lanciarlo solo di 3. Allora, questi facciamola. Difesa perfetta. Se dovessero arrivarci almeno... Siamo ben... protetti. No, no, ecco, ce n'erano degli altri che non vedevo. Aia! Mi riesce ad avanzare? No. Sì. Ha disattivato tutti i triboli praticamente, ecco i triboli. Cavolo, ci sono già tutti addosso, ci mancano ancora 9 turni. Ok, se volte le barricate sono belle spesse. Spero di avere ancora visibilità su i tizi laggiù in fondo. Cavolo, mi vengono tutti a coprire qua. Fermati là. Bravissimo. No, cavolo. E posso arretrare di uno in caso. Solo che se do fuoco, probabilmente do fuoco anche le barricate. Non è una buona cosa quella. Sono tantissimi ed è una situazione davvero bella tosta da gestire. Allora, questo è quasi morto. Però non so se di qua ho visibilità su di lui, no. Copertura totale, se vado qua ce l'ho. Vai. Ok. Ha una copertura parziale, no, non ci vado. Dov'è l'altro che era... che aveva preso il danno? È questo qua. Vai. Ok, tu allora. Il coltello puoi lanciarlo lui? Sì. Ok. Ok, uno è andato. Ah, qua. No, aspetta, allora tu direi stordiscilo così blocca gli altri. Ok. Poi tu. Allora due hanno agito. Questo non ha granché che può fare in realtà. Posso switcharlo sulla...
Posso switcharlo sulla pistola, che però non ha... su cui non ha esperienza. Questa è copertura parziale, questa è copertura totale. Questo lo vede bene, ma ha una precisione bassissima. E qua? Copertura parziale. Vabbè, andiamo su questo. Si prevede che nulla. E niente, vabbè. Posso cambiare di nuovo? Sì. Ok. Non si può muovere, ma va bene. Ok, allora le barricate stanno resistendo, per fortuna. Aia. Cavolo, no, avvelenato no. Vabbè, c'è il dottore là dietro, per fortuna. No! Kaiser, no, questa è una brutta storia. È caduta la barricata. È caduta la barricata, allora tu vai a curare l'altro, aspetta, questo no. Gli effetti di danno del tempo e concede della resistenza. Ok, vai qua, cura. Il problema è che in questo momento è scomodo che lui sia qua. Questo riesce a correre in là, no, perché ce l'ho in mezzo ai piedi. Allora, tu spostati qua e... non può sparare nessuno, allora. C'è questo. Quello non lo vede, questo non lo vede. Andiamo su questo, meglio che niente. O su questo... ah no, questo... questo è anche un dottore. Vai sul dottore. Ok, allora tu riesci a correre in là? Probabilmente sì, se lui si sposta. Allora tu mettiti di qua e... riesci a prendere uno dei dottori? No. Vai su questo, è un 86, proviamo il dopo. 2 da 56. Proviamo. Cavolo, niente, già abbiamo... ok, vabbè, uno è entrato. Tu vai qua. Ok, sono altro più sustain che non il tizio. Allora, mettiamo lui davanti e tu spostati qua dietro, magari. Allora, questo è attaccato? No. Questo è attaccato? No. Ok, quindi andiamo. Uno è andato. E questo ci muore. Ottimo. Ottimo, è andato. È andato, è andato, è andato. Allora, qua ci conviene restare in quella situazione là. Quello di cui ho più paura è questa area qua. Però possiamo ancora farcela. No, cavolo, l'ha curato del tutto. Porca miseria. Non dovrebbe avere attacchi se non altro. Quello se ne va via in giro, spasso. Mancato, ok. Dove va quello spasso? Boh. Cavolo, ho rotto l'altra barricata. Ah, le lanterne.
Cavolo, mi stanno facendo un danno incredibile su quello, devo mandargli il medico per forza. Allora. Questo lo vede? Sì. Io sul doppio. Dai. Ok. E stai giù. Lui dove arriva? Qua ci arriva. Là non ci arriva. Allora, sposterei questo per far arrivare l'altro soldato da dietro, perché mi sa che presto avrò bisogno di rinforzi. Allora, vai qua. Mi cerchio di tirare giù il dottore. Allora. Tu tira giù questo. Ok. E questi sono a distanza, mi sa, Non mi piace tanto questa situazione. Allora, tu dottore, spostati intanto qua dietro. Allora. Mettiamo una lanterna qua, ok. Questo ha agito, questo no e questo no. Faccio fare una difesa perfetta a questi due allora. Ah, si fa curare dall'altro, però ora è anche bruciato. Quello dove va? Ah, mancato, ok. Bravo, veci a tiro. Ok, allora restano 5 turni. La staff si sta facendo una bella barriera di fiamme. Allora, proviamo con il dop. No, 42% perché non c'è una copertura parziale. Questo è 86%. Ok, tu riesci a vederlo? No. Cavolo, gli è coperto. Lo spostati qua. Copertura totale di nuovo. Ce l'ho tutti in copertura totale. Allora mi metto qua. Qui due non li vedo. Proviamo su quello, un parziale, ma... Allora, il problema è che questo mi fa il tiro di opportunità se attacco quell'altro. Allora, facciamo che stordire questo. Questo riesce a curare quell'altro, sì. Mi vado a dargli un po' di vita in più.
Ok, quello è morto, l'altro mi dà l'attacco di opportunità. No, ok, è fallito l'attacco di opportunità. Ok, allora. Vogliamo usare altra lanterna? No, al momento no, direi. Anche perché il fuoco là sta aumentando. Cavolo. Esiste ancora un turno, esploratore, per piacere. Niente. No, il medico. Stanno sfondando dappertutto, porca miseria. Allora. Provo il doppio. Ok, uno è andato, è già una buona cosa. Cavolo. Proviamo di nuovo il doppio. Meglio uno solo. Ben assestato, ok. Allora. Stordisci questo. Tu riesci a correre in qua? No, perché quello c'ha l'attacco d'opportunità. Puoi far risorgere il tizio? No, perché c'è l'altro sopra. Tu hai già sparato? Sì. Lui ha già sparato? Sì. Vaffanbrodo, non si è messi così bene. Oh, tu seccalo allora. Dov'è adesso questo? Rischio di mo far morire il medico togliendolo? Proviamo. Cavolo. C'è morto l'esploratore là sotto. Devo lanciare un'altra cosa, no? Dai, ancora non è caduto il medico. Cioè quello cade il prossimo turno, aia. No, stordito, vaffanbrodo. Ah! È super tosta la situazione qua. Oh, nonostante tutti i potenziamenti che abbiamo fatto, stiamo rischiando comunque malissimo, eh. Restano 4 turni. Sono cadute completamente le difese. Puoi autocurarti, no, però vai a curare lui. Ok, quello dovrebbe non sopravvivere al turno.
critico, ok, molto buono. Questo è stordito. Questo è attaccato. Lui ha curato. Resta lui, che però se attacco uno, l'altro mi dà il tiro d'opportunità. Una difesa perfetta. E resistiamo. O almeno proviamo. Ok, il medico è andato. Quanti rimangono? 6. E noi siamo in 5 già. Aia. Ah! Resisti almeno un turno. Ok, allora. Tu puoi seccare questo e andare accanto all'altro, così almeno si prende il tiro d'opportunità. Tu. Riportami sull'esploratore. Ok, ha poca vita, ma è un'azione in più, non può fare niente sto turno. Ok. Ok, l'altro mi ha fatto l'attacco di opportunità. Ok, dai, restano in 4. Non hanno dottori. Oh, era già caduto una volta. Ok. Questo lo sposterei qua dietro, da una mano all'altro. Se riesce, vai. Aia. Tu vai a curare lui. Vai. No, come è mancato, porca miseria. Lui ha fatto, lui no. Rischiamocelo di nuovo. Ok. È l'ultimo turno che devo sopravvivere, teoricamente. Aia! Cavolo, è andato giù, adesso mi tira giù anche l'altro. Abbiamo perso 2 di equipaggiamento per Quintero, ma ce l'abbiamo fatta. Speriamo di poter salvare adesso, unica cosa. In qualche modo riuscite a respingere i nemici. Ti è sembrato durare un'eternità e i tuoi uomini sono esausti. Ma non appena vedete i ribelli superstiti disperdersi in ritirata attraverso la città, riuscite a raccogliere energie sufficienti per esultare. Uno dei tuoi uomini ti porta una borsa di chiodi a 4 punte presa da un ribelle morto. Il governatore si arrischia a lasciare il palazzo e si trascina fino all'ingresso principale per parlare con te. Sono sbalordito, mazzetesso, ho sottovalutato madornalmente la vostra abilità tattica. Voi e i vostri uomini mi avete salvato la vita, lo so. Ma se avete ancora la forza di combattere, vi supplico di andare a vedere come procede la battaglia nelle altre zone della città. E voi, se vi lasciavo qui, sarete al sicuro, eh?
Annuisce Maduro sicuramente. Hanno rinunciato a prendere il palazzo per ora. Se continuiamo a respingere nelle altre zone della città, non saranno più in grado di radunarsi per tentare un altro attacco. E le mie guardie personali potranno facilmente occuparsi di quanti siano rimasti indietro, dagli opportunisti che tornano per approfittare della vostra assenza. Molto bene, buona fortuna, governatore. Ok, possiamo salvare. Possiamo salvare, però abbiamo coso messo male. Abbiamo. Gente salita di livello? Eh sì, è gente che può salire di livello. Molto, 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 molto buono. Però allora sono quasi tutti quelli che non ho in battaglia. Tranne lui che ha il lieve trauma. No, ma lui non posso farlo salire di livello. Loro due sono i soldati che posso andare. Proprio dei soldati che hanno. Tanto di guardie li tengo di guardie in genere. Pattuglia 4, pattuglia 6. Questo l'ho messo anche un po' di pattuglia ultimamente. Direi però che ci pensiamo la prossima volta. È un episodio che è durato già parecchio. Per cui io vi saluto, questo episodio è durato su uno span di 3 anni, ma ne è valsa la pena perché è stata una bella battaglia, molto tosta, ma finalmente dopo 3 anni posso dire che ce l'abbiamo fatta, ecco, a difendere il governatore. Adesso vedremo la seconda parte, spero molto presto. Ciao a tutti, buona giornata.